E ci troviamo in compagnia di Luigi Punzo, titolare di questa bellissima struttura, insieme al suo papà Gabriele Punzo e ai suoi fratelli Gioia, Massimo e Rosalba. Stando in questo ambiente, ecco, mi ha colpito anche e soprattutto le frasi che avete, ecco, un po' realizzato all'interno di questa bellissima struttura, e ce n'è una proprio di fronte a me che io voglio leggere, perché inquadra un po' quello che è questo ambiente, che è l'Elysium Food. Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene se non ha mangiato bene, quindi questa la dice lunga. Certo, è la nostra filosofia da questo punto di vista, perché naturalmente il mangiare bene si può coniugare in tanti modi. Sicuramente è un appagamento, bisogna essere appagati nel mangiare. Noi non vogliamo essere fra quelli che in qualche modo prediligono la parte vegana o quantomeno vegetariana. Bisogna essere appagati per quello che si mangia. È importante mangiare bene, è importante mangiare con la dieta mediterranea, quindi prodotti del territorio, prodotti stagionali, quindi non cercare qualcosa che magari non è possibile realizzare al momento, la natura ha i suoi tempi. E da questo punto di vista stiamo cercando di fare in modo che la nostra Elysium Food faccia questo tipo di attività. Non ultimo, il contesto in cui ci troviamo, quindi il paesaggio che ci aiuta sicuramente a stare bene. Noi abbiamo cercato di condividere un qualcosa che ci è piaciuto fino al primo giorno, quindi il panorama mozzafiato che abbiamo, con tutto il nostro pubblico, i nostri ospiti, i nostri amici. Ecco, l'Elysium si conferma, come dicevo anche poco fa con tuo papà, un punto di eccellenza di questo territorio. Vorrei concludere questo bel report di questa serata lasciando ai nostri telespettatori anche il pensiero che l'Elysium non si ferma a l'Elysium Sport, l'Elysium for Swimming, l'Elysium for Food, ma ci sarà un'altra chicca, sì. È vero? Sì, certo, a fine anno avremo la possibilità di portare i nostri amici anche nel wellness, quindi avremo la spa, avremo la possibilità di far vivere un'esperienza a 360 gradi di benessere, quindi a partire dalla parte sportiva, sul cibo, ma al tempo stesso sul benessere del corpo, e in particolare stiamo cercando di trovare il sistema per avere anche un benessere psichico e quindi in qualche modo un ambiente sereno che possa rasserenare l'animo, anche perché oggi purtroppo viviamo un periodo di stress, quindi bisogna tranquillizzare, essere sereni, quindi noi cerchiamo di dare questa risposta. Noi ringraziamo Luigi Punzo, ma allo stesso tempo ringraziamo anche la grande famiglia Punzo, che sono, come ho detto prima, i fratelli, ma soprattutto il punto cardine, Gabriele Punzo. Certo.